Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Guerra Ucraina-Russia, l'OMS, rischio epidemia, colera, Mariupol e destino difficile per i militari ucraini evacuati dall'acciaieria, dubbi sulla loro sorte, per la Duma vanno processati. L'OMS intanto lancia l'allarme colera Mariupol, l'ENI apre due conti per il gas russo, uno è in rubli, ma pagheremo in euro, assicura l'azienda. Putin attacca l'Occidente, si avvia verso un suicidio energetico. Draghi riceve in visita la premier finlandese Sanna Marin, domani riferirà alle Camere, via libera del governo al piano della cybersicurezza. Mosca, stallo nei negoziati, Kiev conferma, il ministro Lavrov dice non ci sono colloqui con Kiev, Svezia e Finlandia a NATO, cambia poco, la Russia lascia il Consiglio Baltico. Cybersicurezza ok per la strategia 2022-2026, il comitato interministeriale presieduto da Draghi ha approvato la strategia nazionale di cybersicurezza e l'annesso piano di implementazione. Si mira ad affrontare una pluralità di sfide, quali il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema paese. Londra, visita sorpresa della regina Elisabetta all'inaugurazione di una linea della metropolitana di Londra, a lei intitolata. La sovrana, 96 anni, in completo giallo, è arrivata alla stazione di Paddington, accompagnata dal figlio più giovane. Zelensky a Cannes, cinema non sia muto. Ci serve un nuovo Charlie Chaplin che dimostrerà che il cinema non è muto di fronte alla guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente intervenendo in collegamento al Festival di Cannes e riferendosi al film Il Grande Dittatore di e con Charlie Chaplin, parodia satirica del nazismo e della figura di Hitler. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.